Grazie Massimo. Oggi vogliamo parlare di alcuni rapporti speciali che si possono creare, come tra medico e paziente, quanto sia importante soprattutto il dialogo, quindi costruire un rapporto di fiducia tra queste due figure. C'è chi ha deciso di costruire un rapporto di questo tipo utilizzando la recitazione. Ciao Rosalba, Buongiorno a buongiorno. tutti. Tu sei cardiopatica dall'età di 4 anni. E attraverso il teatro hai cercato, insomma, di raccontare quanto sia fondamentale il rapporto tra te, che sei una paziente, e il medico. Esattamente. Senti, reciti qualcosa e poi ci raggiungi, va bene? Cosa vi insegnano all'università, dottori? Tutto quello che occorre conoscere per salvare un cuore. Non basta. Bisogna che apriate le vostre finestre mentre siete lì tra tubi, stetoscopi e pagine da ripercorrere. Bisogna che quando la vostra destra impara la sensibilità del bisturi, la vostra sinistra avvicini il suo spazio ad una farfalla che vola intorno e la persuada a posarsi sulle vostre dita. Rimanete così un tempo sufficiente per vedere. Ricordatevi dell'attimo e del suo peso sulla vita. Insegnate a credere nel tempo a questi cuori che vi chiamano dottori. Insegnate a credere nel tempo a questi cuori che non potete stringere, avvezzi come siete al peso tagliente della materia, senza ferirne le ali. Insegnateci ad osare il volo. Ci puoi raggiungere, professor Lo Iacone, Buongiorno, buongiorno. buongiorno a voi. Insomma, quanto è importante riuscire ad instaurare un rapporto? Cioè, spesso no, si parla, si racconta che negli ospedali si fa fatica, che alle volte i medici no, no, giustamente hanno a che fare con tanta di quella gente che magari in fretta e in furia si occupano di te in 5 minuti, invece no, non è così. Beh, non è così. Diciamo che questo, per esempio, questo evento della signora Panzieri, io l'ho subito sposata, è stata veramente un'esperienza meravigliosa. E avere addirittura una maggior responsabilità in questo contatto con il paziente. La malattia colpisce non soltanto il malato, ma anche i familiari, per cui il cardiochirurgo, il medico, deve essere vicino a entrambi per dare un punto di sollievo e un punto di speranza. Sicuramente interagire con loro è bellissimo, tant'è vero che si crea un insieme di emozioni, di sentimenti da entrambe le parti. E poi si pensa che questo tipo di rapporto faccia bene solamente al paziente, no? Che serva a lui. In Certo. realtà voi medici, perché è così importante instaurare un rapporto stretto con chi Ma è curate? importante perché prima fa bene anche a noi riuscire a entrare nella mente del malato e soprattutto al malato perché viene tranquillizzato. Bisogna avere un rapporto tranquillo, sereno, far sì che il malato si senta quasi a casa sua. In questo momento così, diciamo, drammatico della sua esistenza, cercare di ridurre per quanto è possibile almeno ogni tipo di stress. Rosalba, tu quando è che hai deciso, insomma, di utilizzare, appunto, abbiamo visto magari la recitazione, uno spettacolo teatrale di cui poi parleremo, insomma, andare anche nelle corsie, so, a fare questo tipo di lavoro? Quando è che ti è venuto Esatto, in mente e perché? ma diciamo che la storia comincia da lontano, nel senso che questo progetto è il risultato di una storia personale e clinica che mi ha condotto poi in ricerca e che comincia quando io avevo 4 anni e mi fu diagnosticata una stenosi sottovalvolare aortica. In quel periodo ero seguita dal cardiologo, il professor De Simone, e venni operata dal cardiochirurgo, il professor Marcelletti, all'ospedale Bambin Gesù. Tra l'altro, l'ospedale Bambin Gesù è un luogo che ritorna nella mia vita, perché proprio durante questo percorso di ricerca, per puro caso, ho scoperto di nuovo di avere una patologia, la stessa che era stata operata quando ero bambina, e che esige un nuovo intervento. Quindi avrò l'opportunità di riaffrontare di Devi nuovo essere rioperata. questo percorso, sì. E perché hai pensato a quanto è fondamentale riuscire a costruire, quanto sia fondamentale riuscire a costruire un rapporto poi con il medico che ti ha curato? E poi tu hai avuto questo tipo di rapporto con Io loro? assolutamente sì, ho due cardini nella mia vita, il professor De Simone e il professor Marcelletti. È fondamentale perché avere, come dire, la piena comprensione di chi si è preso cura della tua salute fisica sul piano psicologico, perché mente e corpo secondo me sono estremamente in relazione tra loro, è fondamentale. È fondamentale sentirsi ascoltati e compresi nel momento della Ti ha malattia. aiutato Ha questo? aiutato me, ha aiutato tutte le persone che si Perché trovano poi il ad avere questo professore parlava anche rapporto. di quanto sia importante anche per i familiari, quindi non solo per te, immagino. Assolutamente, sentirsi ascoltati è importante per chiunque vive il dramma della malattia.
Felice, buongiorno, benvenuto, come buongiorno sta? Buongiorno a voi, molto bene. Insomma, ci sono i laziali... Anzi, ho sbagliato, benissimo. Benissimo, ci sono i laziali all'ascolto, eh? Penso di sì. Glielo dico. Tanti. Portiere indimenticato della Lazio, insomma, che ha aderito anche lei a questo disegno sul cuore. Perché? Beh, come io mai? Entro di diritto, perché anch'io ho dovuto a che fare con una malattia cardiaca. Ho tre bypass coronarici e... che il qui presente il dottor professor Enzo Loiaconi mi ha consentito, ecco, di cambiare e iniziare una nuova vita. Questa è la cosa più importante che voglio sottolineare. Leggendo poi il libro Il dialogo di Rosalba, Il disegno nel cuore, mi ha fatto capire quanto, ecco, questo momento di attesa di un'operazione così importante, invasiva, come quella al cuore, no, comporti necessariamente un rapporto obbligato, stretto, un rapporto strettissimo con il medico, proprio per affrontare poi in modo molto sereno un tipo di operazione che francamente è molto molto pesante. Senta, ma è vero che lei adesso in ospedale ci torna come volontario? Ci vado molto spesso, vado molto spesso a San Filippo Neri, perché ritengo che sia, oltre ad essere la casa di tutti, anche la mia casa. E credo che sia un fatto questo importante. Quando arrivo nel reparto, il mio trasporto è quello di andare a parlare con i pazienti ed esprimermi con loro in modo particolare, perché io per loro rappresento qualcosa di vissuto, e questo li rende molto tranquilli, perché francamente il periodo che tu devi attendere prima dell'intervento è un periodo difficile, importante, perché il paziente continua costantemente a pensare. Vabbè, però basta di molte paure, quindi non avere paura, affrontare questo momento, un momento in modo molto sereno, mettersi nella fiducia assoluta del cardiochirurgo per rinascere la nuova vita. E secondo lei cosa cercano, quindi, facendo il volontario in ospedale? Cioè, mi chiedo, che cosa vogliono? Vogliono appunto dei medici che stiano vicini? Cosa cercano? Stiano molto vicini, che gli parlino, perché c'è questo momento preoperatorio che è particolare, dove il paziente, per essere tranquillo, cosa fa? Domanda. Tutti quanti noi, sì, quando abbiamo paura, chiediamo. Vogliamo delle risposte, esatto, per essere rassicurati. E le risposte devono arrivare in modo immediato. Sì. Noi poi abbiamo qui anche, insomma, l'abbiamo viste prima, insomma, delle foto di Michela Alessia Marcato. Ciao Michela, buongiorno. Tu fai la fotografa, giusto? Sì. E anche tu hai dato il tuo contributo a tutto questo. Sì, diciamo che io ho avuto la fortuna di dare voce al protagonista assoluto di questa iniziativa. Ponendomi dal punto di vista del cuore, sono data l'essenza di ciò che nel medico rappresenta la cura, e quindi gli occhi del, sì, cardiologo, che individuano la patologia. Sì, qui stiamo mani... vedendo alcuni scatti, ad esempio questo, cos'è? Queste sono le mani del professor Loiaconi. Ah sì? Il titolo della foto infatti è Vincenzo Loiaconi, clampaggio aortico. Sì. E quindi dicevo, infatti, le mani del cardiochirurgo che poi operativamente, concretamente, curano. Sì, quindi tu hai focalizzato la tua attenzione su quello che sono gli strumenti del mestiere, chiamiamoli così, cioè le mani e gli occhi. Sì. Professore, sono un po' questi i vostri strumenti che vi guidano? Gli occhi per vedere, le mani per toccare, diagnosi e cura. Diciamo che sono le due cose che insieme possono aiutare e darci anche la forza. Senti Rosalba, prossimamente so che torni in corsia per un nuovo spettacolo, che cosa... Torno in corsia per un nuovo spettacolo, fai? Stavolta in maniera diversa, nel senso che io al Bambino Gesù faremo una rappresentazione proprio, sì, prima che io debba riaffrontare questa operazione, che è diventata comunque un'occasione irripetibile, perché io tengo a ribadire anche questo concetto. La malattia è veramente un'occasione irripetibile di riappropriarsi di se stessi. Ok, grazie, vi ringrazio moltissimo di essere stati qui. Do la parola al web, a Fabio.